come mi parlava di Gesù, come mi parlava della vita di Gesù. E ho cominciato a pensare, ma... E poi lui era un prete che si dava, dedicava tantissimo tempo a stare con noi ragazzi. Allora ho cominciato a pensare, potrebbe essere una cosa bella vivere così, come lui. E poi, in quegli anni lì, magari ho cominciato a volte ad avere qualche momento di preghiera, più tranquillo, e ho cominciato a capire che potrebbe essere una cosa bella dare la vita totalmente a Gesù. E così pian piano, Emma, questo desiderio è pian piano cresciuto in me, è diventato sempre più chiaro. Per cui, finito la scuola superiore, finito il liceo classico, ho capito che il Signore mi chiamava. Naturalmente sono stato anche aiutato da qualche amico più grande a capire questo, e quindi sono entrato in seminario, e poi chiaramente in seminario ho avuto la possibilità, con l'aiuto di altri sacerdoti, studiando, stando insieme, pregando, di capire che proprio quella era la mia strada. Per cui poi sono diventato prete e sono contento. Va bene, Emma? Dimmi il tuo nome. Caifra. Come? Caifra. Caifra. In tutta la sua vita ha sempre creduto in Dio. Allora, questa è una domanda grossa. Allora, tu che tu fai quinta? Ok. Mi ha chiesto se in tutta la vita ho sempre creduto in Dio. Allora, io vi direi di sì. Sì, io ho sempre creduto in Dio. E ora, non so se voi qui, può darsi che siate, molti saranno cristiani, può darsi che non so se c'è qualche musulmano, di qualche altra religione. Ecco, in Dio ci credono quasi tutti gli uomini, magari danno nomi diversi, ma in Dio ci ho sempre creduto, anche perché senza Dio la vita mi sembra che non abbia fondamento, non abbia scopo. E poi certo, mi è successo, ma questo magari succederà anche a voi, che magari crescendo mi sono nate a volte delle domande, mi sono chiesto certe cose, alcune cose mi ha aiutato molto anche a leggere la parola di Dio, alcune cose le ho capite, alcune cose non le capisco ancora completamente adesso, perché noi non siamo Dio e quindi possiamo capire tutto di Dio, no, perché sennò saremo Dio. Se io sono una creatura umana posso capire tutto? No. Pensate, non so se sulle scienze, pensate che già la scienza in realtà ci dice che la materia che noi conosciamo è il 5% della materia che esiste nell'universo, quindi è pochissimo. Quindi noi tantissime cose non le conosciamo, tantissime cose non le conosciamo. E così Dio è un mistero più grande. Quindi ti direi, sì, ho sempre creduto in Dio, poi succederà anche a voi, ragazzi, bambini, non vi preoccupate, magari mi lasciano delle domande. Ecco, l'importante, se vi nascono delle domande su Dio, su Gesù, o su quello che sentite magari sulla Bibbia, quelle domande che vi nascono dentro, non tenetele per voi. Magari le dite ai vostri insegnanti di religione, agli altri insegnanti, ai vostri genitori. Chi di voi fa un cammino di catechismo ai catechisti, a Don Roberto? Cioè, l'importante è le domande che vi nascono dentro il cuore, condividetele con le persone più grandi. Non tenetevele dentro, va bene? Perché le domande sono importanti. Le persone intelligenti fanno domande. Se uno non fa mai domande, avere domande è una cosa bella. Quindi se vi nascono domande, anche se sembra una domanda strana, ma se nasce nel vostro cuore non è mai strana. E quindi trovate qualcuno a cui farlo, va bene? Grazie. Tu ti chiami? Benedetta. Benedetta, che classe fai? Quinta. Quinta. Che cos'è la vocazione? Quella. Domande semplici. Allora, la Benedetta mi chiede che cos'è la vocazione. Allora, ti può rispondere in due modi. Perché voi quando pensate alla parola vocazione pensate subito ai preti, alle suore. La vocazione diventa prete o diventa missionario. In realtà, bambini, ragazzi, guardate che tutti noi che siamo qui, tutti, abbiamo una vocazione. Vocazione, cosa vuol dire? Vocazione viene dal latino, magari lo studierete fra qualche anno. Vocare vuol dire chiamare. Tutti noi siamo chiamati. A che cosa? Beh, innanzitutto, scusate, pensateci bene. Siamo chiamati alla vita. Avete deciso voi di vivere, Siamo chiamati alla vita. Guardate che io potevo anche non esserci, Se io ci sono, è un dono. Se tu ci sei, come ti chiami? Bianca. Bianca, che esiste Bianca, che tu Bianca ci sia, è un dono.
va bene? È un dono che è passato attraverso l'amore di papà e mamma, dal loro amore sei nata tu come sono nato io, ma che esista proprio io è un dono. Quindi tutti noi bambini, ragazzi, tutti noi siamo chiamati alla vita, ok? Siamo chiamati alla vita. E poi nella vita siamo chiamati a che cosa? A scoprire un po' qual è ciò che siamo chiamati a fare. E per esempio in questi anni, ragazzi, bambini, ragazzi, voi scoprite anche le vostre qualità. Magari tu sei comportata per l'italiano, tu per la matematica, tu sei brava a suonare il pianoforte, tu sei bravo a giocare a pallone, E allora anche lì scopri attraverso queste qualità che cosa sei chiamato a fare. Per esempio io a pallone ero un disastro, giocavo malissimo, mi piaceva nuotare, E quindi ho fatto nuoto, Mi piaceva abbastanza studiare, poi mi piaceva tutto l'italiano, il latino, il greco, il classico, va bene? Quindi anche questa è un'altra cosa. E poi, man mano che crescete, ragazzi, attraverso anche degli incontri, scoprite che cosa sarete chiamati a diventare. Magari Benedetta, chissà, magari tu a qualche anno incontrerai un bellissimo ragazzo di cui ti innamori e poi ti sposerai con lui. Oppure magari Benedetta scopri che potrebbe essere una cosa bella diventare una missionaria, partire per lontani, per aiutare i popoli lontani. Ecco, quindi la vocazione ce l'abbiamo tutti, Non è solo dei preti. Ognuno di noi è chiamato, perché nessuno di noi vive a caso, Se io esisto è perché qualcuno mi ha voluto. Dio ha voluto che tu ci fossi, così come sei, con i tuoi doni, con le tue risorse, con i tuoi difetti, tutti abbiamo difetti, con i tuoi limiti, magari sei bravo di italiano e fai fatica di matematica, ognuno ha i suoi. Ok, Benedetta? Quindi in questi anni, anche gli anni dopo, andando a scuola, studiando, è importante che vi chiediate, ma che cosa sono chiamato a diventare? Qual è, diciamo un po', il sogno di Dio sulla mia vita? E il Signore, Dio ce lo fa capire attraverso pian piano. Bene? Grazie Benedetta. Tu sei? Gioia. Gioia. Ti piacerebbe diventare papa? Da piccolo credevi in Dio? Hai mai pensato di smettere? Se potessi tornare indietro nel tempo, vorrebbe fare le stesse scelte? Allora, Gioia mi ha fatto un sacco di domande, Allora, Gioia mi chiede, ti piacerebbe diventare papa? Ti dico subito no, ma credo che nessuna persona normale ti piacerebbe diventare papa, perché diventare papa vuol dire avere una responsabilità grande. Certo che poi sarà aiutato, però è una responsabilità grande, quindi io credo che nessuna persona sana di mente vuole diventare papa. Anche il nostro papa lo dice, è capitato. Ecco, da piccolo credevi in Dio, anche da bambino, certo. Ho imparato a pregare con la mia mamma, con la mia nonna, e poi andando a catechismo, quindi sì. Ecco, hai mai pensato di smettere a fare il prete, a fare il vescovo? No. No, mi piaceva essere prete come Don Roberto, e mi piace anche essere vescovo. Certo, le responsabilità ne ha tante anche Don Roberto. Il vescovo ne ha altre, magari un po' più complesse, però ovviamente Don Roberto ha qualche persona che l'aiuta. Il vescovo ne ha ancora di più che lo aiuta. Quindi condivido le responsabilità. Quindi se potesse tornare indietro nel tempo, farebbe le stesse scelte? Ma direi di sì, nel senso che allora quando avevo la tua età a me piaceva anche, non pensavo, per esempio allora mi piaceva diventare medico pediatra, lavorare con i bambini, fare il medico. Poi studiando, facendo il liceo classico, all'inizio mi piaceva anche il greco, allora ho pensato a fare l'archeologo. E poi invece il Signore mi ha chiamato a fare il prete. Però è bello perché il Signore quando ti chiama a fare qualcosa valorizza i tuoi desideri. Faccio ad esempio, io volevo fare già l'archeologia, le lingue antiche. Beh, cosa è successo? E dopo qualche anno che ero prete mi hanno mandato a studiare la Bibbia, e ho imparato le lingue antiche. Il greco l'ho imparato al liceo, ho imparato l'ebraico, l'aramaico, sono stato in Israele per un anno,
sono andato a visitare tanti scavi archeologici, quindi un pochino di archeologia lo studio anch'io. E poi il pediatra, sapete, il medico che cura i bambini. A me piace incontrare i bambini. E da prete, anche da vescovo, per fortuna posso spesso incontrare i bambini. Quindi il Signore poi i tuoi desideri un po' te li porta a compimento in maniera diversa. Va bene, Gioia? Sei? Dalida. Vicino così vengono tutti. Come mai non può avere una famiglia? Domanda diretta. Tu che cosa fai? Allora, lei le fa una bella domanda, come mai non posso avere una famiglia? Io come vescovo, ma anche i preti, anche i sacerdoti. Allora, ma direi che in realtà con la famiglia in maniera diversa l'abbiamo anche noi, però il motivo è molto semplice. Allora, chi è chiamato a diventare prete o vescovo è chiamato un po' a rivivere la vita di Gesù, come viveva Gesù. E Gesù non aveva una famiglia, sì, aveva papà Maria, Giuseppe, ma poi Gesù non si è sposato. Gesù, ma non perché non voleva bene alle donne, nel Vangelo Gesù aveva tante amiche, anche alcune donne proprio amiche, la Maddalena, Marta e Maria, però Gesù voleva vivere tutta la sua vita per il Padre, per Dio, e dare tutta la sua vita per annunciare il Vangelo, la buona notizia, che il regno di Dio è vicino, che Dio è Padre. Allora, come Gesù ha vissuto così, così anche i suoi apostoli hanno vissuto completamente per dedicarsi a Dio. E così succede a noi, cioè il Signore ci chiama a vivere una vita in questo modo. Però attenzione, anche noi in qualche modo abbiamo una famiglia, nel senso che la nostra famiglia diventa la comunità cristiana, la Chiesa. Allora, in qualche modo anche noi abbiamo delle persone a cui vogliamo bene, a cui ci affezioniamo. Non abbiamo dei figli nostri, va bene, però ci è chiesto di accompagnare le ragazze, i bambini. Quindi anche qui il Signore ti chiede di rinunciare a una cosa, ma te la ridona in maniera diversa. Per cui io non mi sento, come dire, ovvio, non mi sento solo nella vita, a parte perché sento che sempre c'è con me il Signore. Poi qualche momento di solitudine fa bene a tutti, intanto senza stare un po' tranquillo, solo, leggere. E poi in realtà poi sono continuamente a contatto con le persone, ho degli amici, non solo preti e non solo vescovi, ho amici anche delle famiglie, quindi è un modo diverso di vivere l'essere in famiglia. Va bene? Bella domanda, grazie. Certo, se sono tutte così le domande ci metterò 2 anni a rispondere. Comunque. Sono finite, queste le puoi rispondere. Allora, io direi, fate un applauso ai vostri amici. Grazie. 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 Allora, io poi tutte le altre domande che avete scritto, ma le guardo a casa, vedo, mi sa che a tutte sta dicendo, però se qualcuno rispondo, scrivo sulla mail e arriverà la mia risposta. Poi, naturalmente, oggi sono mutato da vivo. Ma se volete una volta, una classe alla volta, potete anche voi venire a trovare a Pavia. A Pavia io abito nel Vescovato.